e allarme a Teramo e provincia per i nuovi focolai Covid. I numeri aumentano un po' dovunque. A Bellante, dopo essere risultati positivi 12 bambini di una classe elementare insieme a due maestre, il sindaco Giovanni Melchiorre ha disposto la chiusura dell'intero plesso scolastico. Studenti positivi anche a Torano in Val Vibrata. È proprio sulla scuola e soprattutto sui trasporti che si addensano le nubi più nere. Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, dichiara apertamente che chiudere le scuole dopo appena un mese per non essere stati in grado di gestire meglio i trasporti sarebbe una sconfitta grandissima. Scuola, trasporti e tamponi, possiamo parlare di emergenza? È una situazione vicina all'emergenza, nel senso che comunque occorre intervenire immediatamente per risolvere le criticità con risorse aggiuntive e con una strategia collaborativa fra le istituzioni scolastiche e le istituzioni politiche territoriali. La soluzione non può essere quella che qualcuno sta prospettando, cioè di tornare con la didattica a distanza per le scuole superiori. La scuola deve andare avanti, deve andare avanti in presenza e in sicurezza. Abdicare dopo neppure un mese dall'inizio, francamente, è inaccettabile. Quindi siamo nelle condizioni di poter correggere il tiro. Al governo dobbiamo chiedere questo, come dobbiamo chiedere questo alla regione Abruzzo, che ha competenze in materia di trasporti, e soprattutto ha la possibilità di raccordare tutte le istituzioni per trovare una soluzione di sistema che va ovviamente sostenuta con delle risorse finanziarie adeguate. E poi ci sono i tamponi. D'Alberto chiede che nelle scuole vengano eseguiti a tappeto i test rapidi, una corsia privilegiata per studenti, docenti e personale ATA. Tamponi più rapidi, quindi l'introduzione anche in Regione Abruzzo e presso le nostre ASL dei tamponi rapidi, veloci, che sono stati già sperimentati in altre regioni. L'assessore Veria ha accolto questa richiesta e poi assolutamente la rivisitazione del funzionamento del protocollo. L'ASL e il SIESP stanno svolgendo un lavoro straordinario, ma vanno purtroppo in affanno, portando anche a tempi spesso lunghi nell'esecuzione dei tamponi, perché non c'è assolutamente il filtro del territorio. L'anello del territorio non regge, quindi i medici di base e pediatri devono giocare una partita più significativa in questo protocollo, diciamo così, del Covid nelle scuole, perché se non c'è questo filtro rischiamo di intasare il sistema e di non garantire ciò che dobbiamo garantire, la continuità dell'attività scolastica.